Un futuro pieno di progetti per la Sangritana, è tempo ancora di viaggiare dentro e fuori l'Abruzzo, soprattutto fuori, con l'idea di poter trovare nuovi spazi di percorrenza in Umbria e Toscana, merci e passeggeri in primo piano, oggi anche con nuovi locomotori, con i due nuovi Bombardier acquistati. Cominciamo da questa fermata, iniziamo dalla consegna delle chiavi di questi due nuovi mezzi che sono due locomotori, il Bombardier, che saranno consegnati al Presidente della Giunta regionale Chiodi con figurativamente queste due chiavi e inizierà così il nostro secondo secolo di vita. Ci avviamo sostanzialmente ad una serie di attività che non sono più, che sono in proprio, vale a dire una trazione di quelle che sono le attuali attività che noi svolgiamo in Val di Sangro per conto della Sevel insieme a Trenord, le faremo con la nostra macchina, con i nostri locomotori, con la nostra livrea e continueremo con il nostro personale. Un'opportunità in più che per questa azienda, un investimento importante, 7 milioni di euro. Quale sarà il futuro del vecchio tracciato e della stazione in centro? Sul vecchio tracciato se ne sono dette di cotte e di crude negli ultimi 10 anni, del suo utilizzo, del suo riutilizzo. Noi la proponiamo, o riproponiamo, o meglio proponiamo il suo utilizzo con un sistema di trasporto che ha sostanzialmente l'80%, vede ancora il mezzo che viaggia su ferro, non più un treno, molto pesante, molto impattante, ma un tram che è un mezzo chiaramente molto più leggero e molto più confortevole e con maggiori comfort per il trasporto urbano pubblico.